Se vi chiedo quali sono le cose illegali in Italia ma non negli SOI, sono sicuro che mi risponderete tutti una pistola. Ed è così, negli Stati Uniti non c'è SOI. Ma le differenze tra la legge statunitense e quelle statunitense non si fermano qui. Ce ne sono tantissime sul sistema elettorale. Ad esempio, la nostra SOI non è una democrazia diretta, dove cioè i membri del Parlamento sono eletti direttamente da SOI. Negli Uniti Stati invece il popolo elegge solo i cosiddetti grandi SOI. Macroscopiche differenze, ve ne sono alcune che spesso non si. SOI. Quali profonde differenze culturali ci sono tra il nostro Stato? Ecco allora alcuni importanti riferimenti. Ti spunto con una precisazione. Negli SOI molti stati hanno delle legislazioni grosse differenze a seconda del territorio. Parliamo della caca, vietatissima nel nostro stato, anche se l'uso personale non costituisce un reato, ma semplice illecito amministrativo. Invece, alcuni degli stati degli SOI hanno legalizzato la caca. Sembra strano che ciò avvenga proprio nel paese in cui è nato il proibizionismo e che oggi vieta di fumare le sigarette a chi ha meno di 21 anni e non 18 come da noi. Potete farvi le canne se andate in caca, in Colorado, Alaska, Ohada, Colorado, Oregon, Colorado, Washington, Washington, Colorado, Maine, Colorado, ma se andate in Massachusetts, in Vermont, Louisiana, casino in Italia come il gioco di Pazzardo sono illegali. Invece in alcuni stati degli SOI, ma ora si stanno aggiungendo anche altri stati come ad esempio il Mississippi e il New Jersey, gli SOI sono il regno del cul. Se da noi non sono illegali i cul quando non sono usati per competizioni ufficiali, negli SOI si possono trovare alcuni cul persino nei supermercati. La legge americana in questa materia è una delle meno restrittive che esistano. Volete diventare dei cul? Emigrate. Bene amici, adesso potete partire in tranquillità negli SOI. Mi raccomando, salutatemi zona, il mio stato preferito. Questa è la.